Eder, Mech, Pallister. Sebastiano, sono passati solo 2 mesi dalla morte di Liliana, ma aveva nell'ultimo periodo dei crolli? L'hai vista per caso piangere? Diciamo che Lily aveva dei periodi così, ma da sempre. Aveva ogni tanto crollava, mi ricordo eravamo un giorno a casa di Pino Laura e a un certo punto Lily fa: avrei bisogno di andare su un letto. È andata là, è stata là un'oretta e poi si è ripresa, è venuta giù bella, frizzante, tutto qua. Aveva ogni tanto li prendeva queste... aveva un cedimento fisico. Quindi non psicologico? No, no, assolutamente no. Io non ho mai visto Lily con problemi psicologici, anzi, mai vista piangere, assolutamente. Mai vista disperata, mai... Quindi non l'hai mai vista piangere, ma sei sicuro? Una domanda assurda. Eravamo a letto, ho sentito che tremava e poi ho acceso la luce, ho detto: Liliana, cosa c'è? E ho visto che stava piangendo, le ho detto: ma cos'è? No, ho fatto un brutto sogno, mi ha detto. Intanto pensavo l'osteoporosi, poi non lo so, perché la vedevo strana. Gliel'ho detto più di una volta, ho detto: ma cosa sta succedendo? Ma no, non preoccuparti, penso che Liliana stesse soffrendo per qualcosa veramente di tremendo. E ora come farai? Come vedi il tuo futuro senza di lei? Guarda, mi è caduto il mondo, ho voglia di morire, no? Non posso vivere senza... A gennaio finalmente ci sarà a quanto pare la riesumazione del corpo e quindi una nuova autopsia. Ben venga, solo che doveva essere fatta 2 anni fa o quasi, secondo me. Cioè, se aspettavamo ancora 2 secoli non si trovava niente. Allora, fare la riesumazione di un corpo 2 anni dopo, sono 2 anni, cosa che sperano di trovare? Domanda. Meglio che niente? Diciamo meglio che niente, ok? D'accordissimo. Ma doveva essere fatto a gennaio, a febbraio, a marzo del 2022. Anzi, lei non doveva essere sepolta per niente. Prima dovevano essere fatti analisi, perché tutte le chimosi che lei ha sul volto sono pestate, bisogna rendersi conto di questo. Cioè, la procura ha voluto dire che Liliana si è prodotta quei segni sbattendo contro questi alberi, ma vi rendete conto? Ma è una cosa proprio che non sta né in cielo né in terra, insomma, non ho idea. Altra cosa della quale anche siamo relativamente poco... diciamo contenti, questo che noi abbiamo venerato, questo qua dietro, è il posto dove Lily è stata depositata, una bufala, sì, depositata dopo il ritrovamento, ma non è stata trovata qui, questo è il fatto, e noi lo abbiamo saputo mesi dopo o un anno dopo. Lei è stata trovata 8-10 metri via da qua, solo, però più nascosta. Questo è un sentiero che adesso è molto più battuto, allora era quasi zero e lei è stata depositata dietro a questo, qui finisce la rete, eccola, la rete finisce in una raccolta qua, lì a 6 metri comincia il burrone che ha 70% 80% di pendenza all'inizio e dopo c'è una verticale proprio, se lei la buttavano giù di là non la trovava più nessuno, veniva consumata dai cinghiali e Liliana spariva. Ma doveva essere trovata, evidentemente. Questo è il concetto. Sono tutte cose che a un certo punto fanno venire la rabbia addosso. Non siamo stati trattati. Io sono in teoria, ma in pratica no, l'ultimo che ha diritto di parlare in questo caso, perché non sono né parente né niente, non sono neanche amante, hanno detto, allora chi lo è? Perché mi sono esposto il giorno dopo io a raccontare tutta la nostra storia? Ma chi è quell'idiota che va in polizia il giorno dopo della denuncia di sparizione di una persona a dire quello che ho detto io? Cioè, non so, non ho idea. Cioè, a ripensarci mi viene... E non solo, altra cosa che io l'ho scoperta una settimana fa esatta, mercoledì scorso, hanno fatto vedere come è stata ravanata letteralmente come corpo all'interno di un sacco da chi doveva raccoglierla. Loro hanno... c'era qualcuno che dirigeva le operazioni e due operai potevano essere infermieri, potevano essere agenti di polizia, pompieri, indifferente, che con le mani nude ravanavano il corpo di Liliana. Uno, rivedete quel servizio che merita, veramente a me mi ha mandato, non lo dico,
Liliana qui è stata ritrovata, è stata portata qua da qualcuno ed è stata ritrovata. Il delitto purtroppo è avvenuto da un'altra parte e tanti giorni prima, cioè il 14 dicembre. Questo è stata tenuta da qualche parte, ma la cosa più importante che io vorrei sapere a posteriori, cioè a cose finite, come mai i due sacchetti bianchi di plastica che erano attorno alla sua testa tentavano di essere stati legati, perché non c'era un nodo vero e proprio, da un cordino. Il gomitolo dal quale era stato tagliato è stato trovato in casa Resinovic. Poi, questa qua è una cosa mica da poco, 20 giorni dopo un pezzo di cordino che non ha servito a niente a nessuno per 20 giorni era qui ad avvolgere i sacchetti attorno alla testa di Liliana e proveniva dalla sua casa. Puntini, io c'è ancora un'ultimissima cosa riguardo al ritrovamento. Sempre quella voce fuori campo che comandava, diciamo così, indirizzava chi aveva le mani nel sacco di Liliana a girarle la testa per vedere se c'era il ciuffo bianco, gli ha chiesto anche, si sente benissimo, guarda se ha l'orologio rosa. Domanda assurda. Allora, chi e come poteva sapere che Liliana doveva avere un orologio rosa da fuori campo? Quando lei quell'orologio lo metteva quasi esclusivamente, lo ricordo benissimo, per andare d'estate, perché è rosa, in bicicletta. Allora, a gennaio cercano un orologio rosa per vedere se è lei? Punto di domanda, altro punto di domanda enorme. A chi gliel'avrà detto? Io sto parlando della persona che dirigeva le operazioni. Come? Ma come sapevano? Allora lei è scomparsa. Chi ha detto che doveva avere un orologio rosa? Chi ha detto? E perché non si trovava in casa? Domanda, bisogna vedere. Questo è un buco. Mi frulla per la testa perché quando Sebastiano ha riconosciuto l'orologio rosa di Lilli, domanda, quando? Dopo il suo ritrovamento. E come nel momento del suo ritrovamento, cioè ore prima o giorni prima, chi comanda le operazioni lo sa. Chi gliel'ha detto? Ma insomma, ci stiamo prendendo per i fondi qua, mi sembra. Cioè le cose sono di una incongruenza mastodontica. Cioè la persona che ha trovato in quel momento il corpo di Liliana chiede al, chiamiamolo operaio, operatore, che la sta girando nel sacco di controllare se ha l'orologio rosa. Chi glielo ha detto? Perché Sebastiano dell'orologio parla giorni dopo quando lui dice che l'ha riconosciuta. Domanda assurda. Questa è una cosa mica da poco. Subito dopo, ripeto, il cordino che avvolgeva i sacchetti di Liliana, qui siamo a 10 metri, proviene sicurissimamente da quel gomitolo. Sono stati fatti gli accertamenti. Allora, quando è venuto fuori quel pezzo di cordino? Lei se l'è portata in tasca? Ma, insomma, compresi i sacchi, compresi la bottiglietta, insomma. Cioè, c'è un sacco di cose qui che non combinano. Un sacco. La bottiglietta, guarda, perché Claudio, a dicembre non ti porti una bottiglietta Claudio. D'acqua. È stato costruito niente, il suicidio e il ritrovamento. Costruito. E lo sto dicendo da 2 anni. Ti capita per strada di vedere Sebastiano? No, beh, non mi interessa di vederlo né di sentirlo. Ogni tanto mi capita per combinazione di sentire le cose che dice e che sono comunque tutte incongruenze. Adesso ravanava tanto per chiedermi cosa ci siamo detti. Intanto, a proposito dei contatti del mese di dicembre nostri, Liliana mi ha chiamato 14 volte nel mese di dicembre, in 7 giorni nei quali ci siamo sentiti, gli altri giorni sono rimasti muti, parliamo dall'1 dicembre, è riscontrabile, al 14. E io lei l'ho chiamata 3 volte io, 14 lei. E lui dice che nell'ultima telefonata io l'ho scossa, instupidita talmente tanto che è corsa a suicidarsi. Ma siamo pazzi? Ma questa è una stupidaggine tremenda. Abbiamo chiacchierato 16 minuti e allora lui dice chissà cosa, come la ho terrorizzata. Ma lei è tanto scema che per telefono mi ha chiamato lei, io la sto terrorizzando e continua ad ascoltarmi? Sbatte giù il telefono o no? Come qualsiasi persona normale, dico io. Dai, su, ci sono. Queste non possono essere considerate neanche incongruenze. Incongruenze è minuscolo per me. Dai, sono tutte cose che vogliono risposta. Io lavorerei prima di andarmene da questo mondo che purtroppo per me diventa sempre più sporco.
e purtroppo anche per tutti voi, perché il mondo va verso il catafascio, purtroppo. Però non vorrei andarmene prima di, l'ho già detto, tengo duro, io l'ho già detto, Sebastiano sa tutto, lui sapeva della nostra relazione, ma secondo me Sebastiano, basta chiederglielo, potrà dirvi cosa è successo a Liliana, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me questa cosa non ha, non è nata per caso, ecco. E quello che è successo non è successo per caso né da solo. Lei non poteva suicidarsi, vuol dire che è morta di morte violenta. Ha i visi pieni di lividi, motivo per il quale non è stata mostrata ai parenti stretti. Non l'hanno vista, perché sennò sarebbe saltato fuori subito che era stata pestata. Lei è stata malmenata, da viva e poi qui da morta, purtroppo. Questo è, dai, veramente una cosa che non può non imbufalire, dico io. Queste sono cose che chiedono, vogliono, pretendono risposta. Pretendono. Ecco, altro che suicidio, è chiaro, è molto più facile il suicidio. È colpa sua, di chi si è suicidato. Infatti hanno fatto di tutto i primi tempi per convincerci che lei era talmente su di testa, c'era un altro amante, c'era... Lei non aveva altri amanti che me nell'ultimo periodo, sicurissimamente, e probabilmente anche prima. Per anni lei non è andata con nessuno al di fuori di suo marito, con il quale non andava più a letto da anni, per bocca sua, ma tanto non può testimoniare. Questo è. Dai. Dopo che esce il video dell'uscita di Liliana da casa, faccio un video cronometrando i suoi passaggi secondo quelli che sono gli orari delle telecamere e dimostrando chiaramente che non torna assolutamente nulla di quella percorrenza, che secondo i tempi di discesa la telecamera che la riprenderebbe in piazzale Gioberti non potrebbe riprendere Liliana e anche la testimonianza di Iva non sta in piedi. Un vero e proprio colpo di scena, ma nemmeno faccio in tempo a mettere il video che vengo contattato da una persona che mi dice che un giornalista di Rai 3 gli ha detto che quella telecamera in realtà riporta degli orari sbagliati. Allora penso, peccato, stavolta potevamo proprio dimostrare che c'era qualcosa che non andava, anche perché con quegli orari corretti ci avvicinavamo anche al transito di Sebastiano da quella zona. Oggi si scopre che non si sa su quale base sia stato affermato che gli orari riportati dalle telecamere fossero sbagliati, tanto che lo stesso GIP ha preteso che si faccia luce su questo punto, che quindi anche lui, come me, ritiene essere assolutamente fondamentale o dirimente, per dirla in chiave moderna. La domanda sorge spontanea: non è che anche tutto ciò fa parte dell'aggiustaggio dell'indagine? Una domanda assurda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.